them things that couples doing in love. You know, walks on the beach and stuff. You know, things that lovers say and do. I love you. Ecco, riprende anche i nostri cagnolini. Ognuno c'ha il proprio, giustamente. Così adesso la nostra Denise estraerà uno di questi bigliettini. Sono 6 partecipanti, naturalmente vincerà un solo cagnolino e la nostra valletta consegnerà la coppa, vediamo a chi. Allora Denise, metti qui al centro, fai vedere che la signora Cucciotto, sì, con un cagnolino molto piccolo, quasi trasparente. Ok, tu riprendi tutto. Allora fai vedere alle persone qua, Denise, fai vedere alle persone che stai mescolando, non c'è nessuna preferenza, completamente, ok? Estrai un solo bigliettino, uno solo, grazie, quello lo puoi posare. E vince una femminuccia, credo che sia, perché Masha Marchese, una femminuccia. Bene, auguri, sì, puoi consegnare la nostra coppa al nostro cagnolino, ma forse meglio al titolare del cagnolino, perché lei magari non lo capisce in questo momento. Naturalmente abbiamo fatto un sorteggio per non fare nessuno particolare sorteggio, ci è sembrata la cosa più utile. Ok, grazie per aver partecipato, grazie a tutti quanti. Grazie a voi, grazie veramente a tutti quanti. Sei felice? Non so, vuoi dire qualche parola? lui, sì. Da quanto tempo c'hai questa cagnolina? Quest'estate. Io volevo lanciare un appello, non a voi perché magari voi questo lo sapete, ma a chi non ha il cagnolino, o il gattino, o l'uccellino che sia, di non prendere un animale così per simpatia, poi magari cresce, diventa un animale abbastanza voluminoso, magari fa le proprie cose, perché mi sembra giusto, ci secchiamo a portarla a spasso, ci secchiamo a dargli da mangiare, ci secchiamo a dargli da bere. Allora non portate gli animali a casa, ma se dovete farlo fate come loro, che li amano, perché se voi parlate con i vostri animali vi ascoltano, perché sono ubbidienti. Forse meglio più di un amico o di un'amica, forse molto di più, ci saranno sempre, perché noi abbiamo il coraggio di abbandonarli, loro non ci abbandonano perché ci amano. Grazie per aver partecipato, grazie. E alle 9 comunque continueremo, inizieremo il nostro spettacolo con i canti. E tutti voi presenti qui questa sera. Sì, io mi associo ai tuoi saluti e voglio parlare, essendo qui anche degli animalisti, è una serata improntata sull'animale, sull'amico a quattro zampe. Esatto. Che non bisogna maltrattarli, che bisogna crescerli, che bisogna amarli, perché questi animali non ci abbandonano, siamo noi un po' cattivelli molte volte, quando ci secchiamo li abbandoniamo. Io per esempio a casa ho un cagnolino, ho la moglie e ho la suocera, li tratto tutti allo stesso modo, è sbagliato secondo te? No, giusto. Oh, io al cane magari la musolona non la metto, alla suocera sì, sto sbagliando? No, perché si intromette in tutti i discorsi e tutte le storie, grazie. Si intromette sempre tra me e mia moglie, e la suocera deve fare la suocera, quindi sì. Significa cucinare e badare ai bambini, basta, non deve abbaiare. Sì. Ma pure il suocero però, penso, no? È la stessa cosa. No, il suocero è più tranquillo. È diverso. Non è vero, non è vero. Scusa, io sono un maschietto e proteggo la protezione animale maschietti. Ormai c'è la parità, perciò. Ma guarda, con questa parità non sono mica tanto... Siamo pronti intanto? Non sono mica tanto d'accordo, perché con questa scusa della parità si è perso un pochettino la regola. Comunque, non tocca a noi fare questo discorso. Andiamo? E Marco Re. Ma ascoltiamo intanto lui con i suoi due brani. Vai, a te il nostro pubblico. Sì. Alziamo un altro po'. Thank you.
pensavo se mezza malata può sperare, ma invece nonostante c'è cagnato questa città, Sanariedo vuol pidiare. Grazie. Scusa. Sì, grazie a te, grazie a te. Allora, io vi lascio, vi ringrazio per avermi ospitato qui questa sera, alla prossima. Sicuramente, sicuramente, abbiamo fatto tutti qua, qualcosa che rimane dentro di noi, perché abbiamo fatto qualcosa per la nostra città. Io non so parlare l'inglese, giustamente, ci penso dopo. Allora, we like to thank you for the Commerce Project, the cleanup that you did on the 22nd of September. And for the, your goodwill of joining, you know, the local volunteers and the cleaning the beach front of Ognina, the city of Ognina. Ok, grazie. E per questo noi la premiamo, NAS 1. Prima vogliamo dire al questo gentile pubblico che è qui, I'm going to tell about Comrel what you did, because some of them were part of the project, other are just friends or relatives. Allora, io volevo dire appunto a quelli che sono, si trovano così anche qui casualmente, sì. Qui. Noi siamo la base americana di Sigonella, sicuramente avrete sentito parlare di Sigonella, voi Sigonella dovete sapere che la base di Sigonella è in Sicilia dal 1959, quindi pensate, oltre quasi abbiamo fatto più di 50 anni della presenza delle forze americane che sono dentro la base dell'aeronautica italiana. Forse qualcuno di voi ha fatto un'attività di volontariato, cioè ovunque si trovino vogliono intrattenere buoni rapporti di buon vicinato con le comunità che li ospitano. Quindi questo cosa significa? Che ogni reparto della base periodicamente si organizza, contatta me che sono l'addetto stampa e pubbliche relazioni e mi chiede: vogliamo organizzare un servizio alla comunità. Quindi cosa significa? Donazioni di abiti alla Caritas, la loro attività. Cioè, nel senso, noi andiamo lì a pulire una spiaggia, però pulire una spiaggia così lo possiamo fare, è una cosa bella per il nostro reparto, ma vogliamo farlo insieme agli italiani. E allora in questo caso ci siamo alleati, visto che parliamo in termini militari, ci siamo alleati con l'associazione EMPA Sicilia, il cui presidente invito a salire sul palco, Enzo, il caro Enzo, dottore Enzo Sino, che diciamo ha voluto condividere, grazie ai suoi volontari, e molti di voi sono qui, esatto, abbiamo voluto fare insieme questo progetto in particolare, questo sodalizio in particolare della ripulitura del lungomare di Ognina. Ma penso che la cosa non finisca qui, che avremo da collaborare. Esatto, la cosa non finisce qua, io ho già avuto la disponibilità del presidente Ossino di praticamente fare anche altri programmi, quindi ci rivedrete insieme a voi stessi volontari di EMPA Sicilia per altri programmi. Quindi adesso io stasera vogliamo ringraziare l'America, come dire, prospettata da loro. We thank you America again. I told them about, sì, you know, all the comrades, sì, that we do, and that usually we seek alliances with them, because we try to do these projects with them. And con questa targa ricordo, and we have a plaque for you. Now, sì. Mettetevi, sì, per, sì, la foto insieme. Tu, sì, sì, tu che la consegni a loro. Registro, poi ci penso io per le foto. Grazie. Se qualcuno vuole fare tanto la foto, comunque a parte, sì, se avete, sì, telefonini, cose, l'iPhone, sì, fate foto, sì, non importa, va bene, intanto la facciamo così. Quindi guardate, look at the camera. Ok, sì, fate la foto così Enzo e vedo qua. Ok, però non finisce qui, perché io senza il dottor Lunetta non avrei potuto, come dire, interferire con loro, perché capisco poco di italiano,
di inglese poi non se ne parla, quindi grazie dottor Lunetta, abbiamo come dire intrepidato questo nostro discorso, ci hai fatto conoscere, hai parlato per me e per noi, quindi mi sembra giusto una premiazione anche a chi grazie agli amici della... A chi ci dà la voce è come in un film, grazie. Il film è muto, ma qualcuno dà la voce. Grazie, benissimo. Sei stato tu. Veramente, grazie. Grazie. Grazie agli amici della, della sezione Elba. Sicilia. Va bene, andiamo a ridere, see what it reads there. Front Clean Up Project, carried out on September 22nd. Thank you for your volunteer work. Okay. Spero che sia giusto. I hope you like it and I hope it's right. Comunque io approfitto del momento per ringraziare e dare una targa anche al dottor Enzo Orsino. Enzo. Dottore, abbiamo pensato anche a lei perché mi sembra giusto. Porta avanti un'azione bellissima, sta facendo un lavoro bellissimo, stiamo facendo questo spettacolo qui grazie all'EMBA perché è qualcosa di importante per la Sicilia, quindi ci è sembrato doveroso nei suoi confronti di darle almeno una targa uguale a quella dei nostri amici americani, la nostra Annelisa. Io also get a plan for grazie e grazie Enzo, facciamo thank dire you. E grazie Pepe, anche a lei dottore Pepe, facciamo dire qualcosa a Enzo con gli americani, vediamo di sì. Io voglio ringraziare affettuosamente la collaborazione che ci hanno fatto i signori sottufficiali e ufficiali per quanto riguarda questa nostra attività. Siamo molto vicini al problema che hanno avuto per quanto riguarda l'America ultimamente, che hanno dei problemi grossi, noi siamo molto vicini a loro, siamo nella nostra situazione. We are very honored as president of this organization, so we are very honored to share with you this project and we hope that in the future we can continue to do those projects together and because it's an important message that we need to send to the public. Pepe, che fate? È andato? Pepe, la foto. Pepe, una centrale. Fanno una centrale. Sì, che sì, un attimo. Perché? Okay. Un paio. La faccio più vicino. Purtroppo il fotografo non è ancora arrivato. Continuiamo con lo spettacolo, ci saranno le canzoni adesso, hanno fatto un bel tour, hanno cantato, guardate ragazzi, quasi in tutta Italia, ritornano a Catania e quindi abbiamo qui con noi Alex Reale e Marco Re, che faranno un duetto e poi ognuno però canterà le proprie canzoni. Accomodate. Buonasera a voi, grazie per essere qui con noi, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. E adesso ci delizierete con le vostre canzoni. Senza dubbio, io volevo ringraziare te Peppe, volevo ringraziare grazie. Tutti coloro che sono venuti qui questa sera, grazie. Volevo ringraziare l'associazione EMPA. Per averci voluto qui questa sera, sì. E tutti gli organizzatori. Benissimo, so che state lavorando benissimo, sì. So, perché lo so per certo, sì. Che noi dovremmo fare uno spettacolo musicale, sì, che il giorno 11 inizieremo le registrazioni. Inizieremo le riprese del nuovo programma televisivo che partirà comunque su Telebruzzano in Calabria, poi si sposterà su Rai TV Catania e saremo anche su altre emittenti televisive siciliane e non solo. Quindi andremo a crescere sempre di più e questo ci fa onore e ci fa molto piacere. Senza dubbio, senza dubbio. Vi lascio al vostro pubblico, anche perché noi non è la prima volta che lavoriamo insieme. No. Abbiamo girato la Sicilia quest'estate. Okay. Quindi grazie per essere qui, a voi. Grazie. Okay. Possiamo partire con il duetto? Non perdonarla mai. Ci siamo, dove sono le mani? Dai, su con le mani! Caro amico mio, che è successo? Perché mi telefoni a quest'ora? L'è venuta qui per parlarti di
ma non era vero tutto questo. Ma cosa gli ha detto sul mio conto? Dimmi cosa ha fatto del suo cuore. È stata bugiarda, solo una vigliacca, e poi con l'inganno che ha tradito. E se le durerà non perdonerà mai, ti ha lasciato ferito nel cuore. Non parlare così, io l'amo, lo sai forse.